Ciao a tutti. Per ringraziarvi di tutti gli auguri, i commenti, le visualizzazioni, probabilmente vedrete questo video in un giorno diverso dal mio solito lunedì. Non so se sarà oggi perché dipenderà tutto dal montaggio, ma penso che lo vedrete domani. Cioè, quello che per me è domani. Il giorno lunedì 25, con la mia insegnante Daniela, che saluto, abbiamo deciso di riregistrare per una seconda prova tutta la nostra lezione. Siccome però si tratta di un'ora, voi non vedrete un'ora né in questo canale né nell'altro. In questo canale avrò estratto per voi parte del riscaldamento vocale, quindi un po' quello che vedete nelle lezioni di canto che immaginate, ma con qualche variante che non vi aspettate. Per quanto riguarda invece il canto vero e proprio, cioè l'esibizione vera e propria musicale con una cover, dovrete andare sul mio secondo canale. Diciamo che vista la mia attività di studio di canto moderno, mi sembrava un'idea carina per portare una sorta di nuova rubrica sul canale, e se la cosa vi piacerà chiederò a Daniela se avrà voglia di registrare altri esercizi. Questa volta però la bella notizia è che saranno sicuramente esercizi dal vivo, perché dal 1° giugno la scuola riapre in totale, ovviamente, sicurezza. Basta, ho chiacchierato troppo, vi lascio gli esercizi e ricordatevi di passare anche sul secondo canale che troverete in descrizione per scoprire la cover. Buon ascolto. Ok, allora facciamo il nostro riscaldamento. Partiamo da un po' di vocal fry, ok? Poi la sirena, proviamo a farla come ti ho detto l'altra volta con la M di quindi una M a labbra unite, quindi proprio classica pronuncia della M, rinofona, in modo tale che abbiamo il suono ben posizionato nella parte alta quindi della maschera. Attenzione alle labbra a portarle, quindi tipo bocca in protusione. Allora, fatto questo, facciamo un po' di parole con il trillo e quindi con la R, ok? Allora, iniziamo dal vocal fry. Più cos'è? Riusciamo a farlo durare un pochettino di più? Ok, già meglio. Quindi le vocali. Ok, allora proviamo un po' a fare la sirena. Però con la M. M, con la M, con, no, con la N. Di solito ne facciamo. Oggi invece prova a farlo. Ok, prova a farlo un'altra volta. Fatto questo, andiamo a vocalizzare e ci facciamo tonalità minore con frammento a 5 note con la vocale anteriore I, e poi facciamo l'arpeggio dell'accordo minore con vocale E. In più ti faccio fare I put a spell on you. Sì. Okay. Partiamo dal frammento a 5 note minore con vocale I, perché viene. Senti bene? Sì. Ti ricordi cosa devi fare? Leggero sorriso. Arrivo.
Ok. Esatto, la punta della lingua appoggiata all'interno degli incisivi inferiori in modo tale da avere uno sganciamento della mandibola morbido, ma soprattutto di non avere la lingua che ti va indietro e che quindi ti fa effetto. Ok? Proviamo a scendere. Aspetta, qui. Ricordati. Ok. Ottimo. Ho notato che hai fatto un po' di più questo movimento. Come se lo cercassi in avanti, il suono. Non lo cercare mai in avanti il suono, perché ti porta a lavorare su un piano che non è quello corretto, ok? Ricordati poi sempre, note alte non le cercare mai in alto, ma sono verso il basso. E le note basse non le cercare mai verso il basso, ma ricordati che devi stare fermo e cercarle all'altezza del sorriso. Questa è la tua linea immaginaria, non scendere mai sotto, ok? E il suono deve essere quindi un pochino più leggero, senza tanto non stai facendo un esercizio, quindi non è che sei in una performance che hai bisogno di volume, poi in realtà il volume viene dal buon affondo diaframmatico. Sì. Ok? Quindi non è spingendo con la posizione, la postura e la gola. Adesso facciamo l'arpeggio dell'accordo minore. Sì. Esatto. Facciamo con la I, perché la I oggi ti ha creato un po' di problemetti. Sì. Col petto di tosse dato da quello, perché non era impostata benissimo. Allora, vediamo di fare una sirena con la I. Ok. Ok, questa era buona. Allora, te la faccio su perché qua giù ci arrivo. Sì. I put a spell on you. 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 Mettici anche delle pause in mezzo, Sì. Ok. Era giusta?
Sì? Ai. I put a spell on you. Spero che i miei gorgheggi vi siano piaciuti. Vi aspetto sul secondo canale per la cover.